Tre giorni di grande atletica ad Agropoli, con i campionati italiani allievi. Un successo che vista quello di 12 mesi fa, quando Agropoli, con l'organizzazione sempre dell'Atletica Agropoli, ospitò i campionati italiani e si juniores e promesse. Più di 3.000 atleti è un risalto turistico, economico e mediatico per tutta la città. Noi naturalmente è l'evento sportivo più importante dell'anno, ma non solo per noi, perché è l'evento unico per i campionati nazionali del 18, anche per la Federazione Italiana di Atletica. Quindi siamo orgogliosi ancora una volta di ospitare un evento nazionale di rilevanza internazionale. Stiamo parlando di 3.000 soltanto sono gli atleti, 1.500 accompagnatori e poi tutti i genitori che seguono i ragazzi in questo percorso di società che vengono da tutta Italia. Merito anche di Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, che nel salto in lunga vola 6,64, mettendo a segno il primato mondiale Under 18 e Under 20. Una prestazione storica che ha portato Agropoli su tutti i quotidiani nazionali. In questa gara ero veramente tanto contenta di gareggiare, cioè avevo proprio voglia di gareggiare, al di là del risultato. Il mio obiettivo era quello di battere il record, che io chiamo record provinciale perché era il record provinciale, perché comunque Maria Chiara Baccini era della mia stessa provincia. E adesso però non ci accontentiamo, nel senso che ci sono comunque degli appuntamenti importanti come gli europei di Boras Under 20 e lì cerchiamo di fare il nostro meglio, perché comunque sono tutte esperienze, sono tutte molto più grandi di me e quindi niente. L'ultima battuta te la chiediamo su questi tre giorni e su Agropoli. Allora, l'organizzazione fantastica, devo dire, farvi complimenti e poi vabbè, la pedana bellissima, lo porterò sempre nel cuore, perché comunque ci ho fatto il mio primo 6,40, il mio primo 6,50 e il mio primo 6,60. Un saluto, infine, tanta soddisfazione anche dal neo sindaco di Capaccio Pestum, Franco Alfieri, promotore nei 10 anni agropolesi allo sviluppo del brand Agropoli Città dello Sport. Sono felicissimo perché queste manifestazioni sono il prosieguo, ecco, l'impiantistica sportiva di Agropoli che è stata realizzata, migliorata sotto le mie due consigliature, oggi rappresenta l'impiantistica che consente gare di livello nazionale, addirittura un record nazionale che porta Agropoli sulla stampa, e quindi una buona notizia rispetto a queste pagliacciate che vengono oggi pubblicate sulla stampa locale, quindi una bella notizia per questa città, per questo territorio, una manifestazione che riempie tutte le strutture di Agropoli di Capaccio Pestum, oltre 5.000 persone per lo sport nel nostro territorio, una giornata di sport, di festa, di persone che vengono da ogni parte d'Italia, quindi un'intuizione giusta, lo sport come leva per il turismo, per il tempo libero. Quindi non errori del passato, ma grandi intuizioni, grandi investimenti, grandi sacrifici che oggi vengono, ecco, giustificati non solo, ma vengono premiati con migliaia di presenze nel nostro territorio.